ancora a Fornelli nella frazione Castel Cervaro per seguire la cerimonia commemorativa delle vittime dell'eccidio del 4 ottobre del 1943. Celestino Lancellotta in quell'eccidio ha perso il suo bisnonno, chiaramente una persona che non ha conosciuto, però la memoria del suo bisnonno per l'appunto è ancora viva nella memoria dei suoi cari. Ma sicuramente è ancora viva, anche perché avevo pochissimi anni quando mi raccontava mio padre quello che era successo a suo nonno. Lui non ha voluto andare via dal paese, scappare via come tutti, restando lì, perché diceva sempre, dice, io ho 75 anni, se vengono qui troveranno tutto il bene di Dio, perché ci avevo prosciutto, animali, tutti, dice, cosa mi dovranno dire a me? Aveva del vino, tutto, dice, io non vado via. E l'hanno preso lo stesso, anche a lui insomma l'hanno preso. Quindi l'hanno dopo tutti assieme, e quando, almeno stando quello che diceva mio padre, perché giustamente non... mi raccontava mio padre che le donne che hanno mandato via hanno raccontato che il mio bisnonno volevano farlo uscire perché era anziano, però siccome lui aveva anche il nipote, Lancellotto Domenico, era il nipote, e prendeva sempre il nipote per portarlo via anche lui. Allora si sono un po' forse arrabbiati tanti i tedeschi, non so, questi qui, e alla fine hanno condannato anche a lui, è tutto lì, non è che so più di tanto insomma. Adesso intanto la memoria insomma non resta viva solo nella vostra famiglia, ma in tutto il paese, perché da 73 anni ogni anno si ricorda quella tristissima pagina di storia di Fornelli. Sì, è così. Siamo sempre con loro, insomma, come devo dire, si tramanda pure questa cosa qui, perché è vero che non l'abbiamo conosciuto, però stando a tutte queste cose qui si... E chiaramente state trasmettendo il ricordo a chi viene dopo di voi, sì, ai figli, ai nipoti. Io, ai miei figli, ai miei nipoti, tant'è vero anche loro partecipano ogni anno, insomma, a questo evento, insomma, quindi ricorderanno sempre, perché gli abbiamo sempre raccontato le stesse storie che io ho raccontato, quelle che mi hanno raccontato, insomma, quelle che mi ha raccontato mio padre. Ilaria Lecci, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di Colli a Volturno, che chiaramente comprende anche le scuole di Fornelli. Oggi alla cerimonia e alle varie iniziative partecipano le scolaresche, doveroso insomma trasmettere messaggi importanti alle nuove generazioni. Sì, io sono sempre contenta di far partecipare gli studenti a queste celebrazioni, perché fare memoria è importante. Oggi qui si ricorda purtroppo il martirio dei fornellesi nel 1943, cioè la guerra è passata per queste vie, quindi fare memoria in generale di questi eventi è fondamentale per passare i valori patriottici e di amore veramente per il nostro paese. Quando poi c'è passato nelle nostre vie, ci sono passati, purtroppo è passata sui nostri cittadini, ancora di più i ragazzi devono sapere quello che è successo, perché non si debba ripetere più. È rimasta perlomeno sorpresa quando ha sentito parlare di questa storia che per certi versi insomma ricorda anche quegli episodi della Resistenza italiana. Sì, tantissimo, ma a me tutto il Molise, tutta la storia del Molise ha sorpreso fin da quando sono arrivata qui un anno fa. Fra qualche giorno ricade pure il mio primo anniversario. E non pensavo che ci fosse tanta storia in questa regione, veramente. Poi così vicino a me, sui comuni della scuola, quindi ancora di più ho voluto scoprire quanto c'era di passato e di futuro anche in questa regione. Tra l'altro, altro contributo prezioso ci sarà con il procuratore capo Albano, sempre le scolaresche sono coinvolte in questo progetto, il procuratore capo Paolo Albano per l'appunto presenta il suo libro La strage di Caiazzo, parliamo sempre di stragi naziste, lui è stato il primo a scoperchiare questa pentola di crimini orribili che per l'appunto è bene far conoscere ai ragazzi.
Sì, l'anno scorso, appena insediata, mi fu invitata a questo incontro di presentazione del suo libro che ho acquistato e letto, e fu un incontro bellissimo anche con i video dell'epoca, di quando sono venuti la scrittura del testo e le indagini di Paolo Albano. Quindi penso che sia bene, proprio importante, trasmetterlo ai ragazzi. A suo avviso, che altro si può fare per diciamo trasmettere questo episodio ai ragazzi, al di là della partecipazione a questi eventi, che so, ideare una rappresentazione teatrale o cos'altro? Avete in mente qualcosa? Al momento di specifico no, però sicuramente fare memoria significa anche proiettarci nel futuro, cioè che cosa possano produrre loro perché rimanga, per gli studenti che devono venire dopo. Pasquale Lombardi, giornalista di Fornelli, chiaramente ha avuto tante volte modo di approfondire questo episodio storico che ha segnato per sempre la storia del suo paese. 4 ottobre 1943, al di là delle varie ipotesi di costruzioni storiche, cercando di andare al nocciolo della questione, cosa accadde quel giorno o nei giorni precedenti per essere più precisi? Per fare una sintesi, diciamo che i fornellesi dichiararono guerra ai tedeschi e i tedeschi risposero con altrettanta forza, uccidendo 6 cittadini, tra cui il podestà. Perché si arrivò a questo? Si arrivò a questo perché i tedeschi da diversi giorni avevano iniziato a fare delle razzie in paese con violenze. In nessun libro io ho letto, per esempio, violenze anche sulle donne, sui bambini, però credo che, così come è avvenuto in altre località italiane, credo che anche a Fornelli ci siano state delle violenze anche sulle donne, anche se non è emerso nulla di tutto questo. E fatto è che Fornelli si ribellò in maniera, dico io, anche un po' violenta contro queste violenze, uccidendo un soldato tedesco e un altro rimase ferito, e la rappresaglia tedesca non tardò, anzi fu immediata, quindi piombarono qui in paese, presero il podestà e altri 5 cittadini e li impiccarono, lasciandoli lì sulla borgata per 15 giorni, 2 settimane. I familiari non avevano alcuna possibilità di avvicinarsi perché loro vigilavano giorno e notte, e dopo l'impiccagione addirittura misero fuoco alla borgata, che si cercarono le abitazioni e anche alcune abitazioni qui del centro. Una devastazione totale. Di solito quando si è in Molise sembra che tutto passi sotto silenzio, eppure questo è stato un episodio significativo per alcuni, uno dei primissimi episodi della Resistenza italiana. Lei come lo inquadrerebbe? Sì, hai detto bene, questo è sicuramente uno dei primi piccoli episodi della Resistenza italiana. Eppure per avere questo riconoscimento devono passare parecchi anni, fino a quando poi il governo si decide a dare la medaglia di bronzo al valor militare. Credo che sia un riconoscimento non all'altezza del sacrificio dei martiri di Fornelli, e credo che, ecco, nel 73° anniversario, se posso approfittare della vostra televisione, lanciare ancora una volta la proposta di chiedere al governo italiano di avere una medaglia, non dico d'oro, ma almeno d'argento. E con questo è davvero tutto, ci salutiamo da Fornelli ricordandovi che trasmettiamo questa puntata su Telemolise, canale 11, su Telemolise 2, canale 12 e sul nostro canale tematico Molise Mio, canale 212. Potete seguirci anche in Abruzzo sul canale 96 e nel Lazio sul canale 880. Potete rivedere le puntate di Viaggio in Molise anche sul sito internet di Telemolise, l'indirizzo è facilissimo, www.telemolise.com.